Federica è una donna morta che non sa di essere morta e arriva in questo nuovo mondo, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, dove scopre se stessa e si deve confrontare con dei parametri che sono completamente diversi. È un viaggio che va nell'onirico, appunto, che ha tanto di fantasioso quanto di sorprendente. Ed è proprio il viaggio che faccio io come Federica, come personaggio e anche come Viola, come attrice. Ma chiaramente lo spettacolo esiste quando c'è il pubblico che lo fa insieme a noi. Io sono anche poi colei che porta il pubblico a immedesimarsi e a scoprire attraverso di me questo nuovo mondo. Per cui sono particolarmente felice di incontrare finalmente i miei partner che con me faranno questo bellissimo viaggio. Come attrice lavorare con l'anagrafico è stata un'esperienza fantastica. Devo dire anche difficile, e infatti l'emozione oggi è tripla, per non dire infinita, perché appunto c'è un grande lavoro fisico e il lavoro del corpo parla e comunica tanto quanto quello della parola. Però qui il linguaggio che usiamo è più coreografico che non caratteriale, se vogliamo, o il corpo ha un tempo per fare dei movimenti comunque così precisi e innaturali, per cui non istintivi, un tempo di sedimentazione. In questo caso devo dire che abbiamo lavorato tanto, l'allenamento è tanto, abbiamo forma sbagliante e per cui viva, viva gli spettacoli con la danza, per gli attori sono un'ottima palestra e per il pubblico un grande giubilo, credo, spero. Che ci stiamo preparando per il grande volo, per diventare questi personaggi un po' clowneschi del mondo di Fellini che porteranno Federica, cioè la protagonista, a compiere un viaggio, incontrare la propria anima. E così potrà finalmente volare leggera fino alle nuvole e poi trasformarsi in qualcosa che potrà scendere insieme alle acque, insieme alle nuvole e lasciarsi andare nel mondo. È un ritorno per me alla ragione stessa per cui ho iniziato questo mestiere, perché io ho iniziato con Marcel Marceau quando avevo 16-17 anni, per cui io sono un mimo, a dire la verità, come nascita. Poi ho imparato a parlare e quindi adesso cerco di balbettare questo alfabeto delle emozioni attraverso le parole.